Benvenuti di nuovo sul mio canale. Siccome che tra pochi giorni è San Valentino, facciamo una bellissima crostata con crema pasticcera e una bellissima gelée di fragole. Ora vi elenco gli ingredienti. Per la pasta frolla vi serviranno 300 g di farina, 110 g di burro, 100 g di zucchero e due uova, buccia di un limone e buccia di un'arancia, un pizzico di sale. Per la gelée vi serviranno 400 g di fragole tagliate a cubetti con 3 cucchiai di zucchero dentro. Fatelo un paio d'ore prima in modo che espellano tutta l'acqua e lo zucchero si scioglie e vi rimarrà tutto il succo. Ancora per la gelée vi serviranno 20 g di amido di mais. Per la crema pasticcera 250 g di latte, 100 g di zucchero semolato, due uova, scusate il rumore, intere e 25 g sempre di amido di mais, una bustina di vanigliina o se avete la stecca di vaniglia e una bellissima buccia di limone. Vediamo come procedere. Nella farina ho aggiunto la buccia di limone e la buccia di arancia. Ora la vanigliina e un pizzico di sale. Aggiungiamo le due uova. Amiche, scusate il rumore, ma tira un vento che fa paura. Zucchero. Aggiungiamo tutto il burro a tocchetti e incominciamo a lavorare con le mani. Continuiamo a lavorare fino a che non si assorbono tutti gli ingredienti e abbiamo un'ottima pasta frolla profumata e morbida. Ora la mettiamo. Io la rimango dentro la ciotola, metto il coperchio ermetico e la poso mezz'ora nel frigo. Ci vediamo dopo. Riprendiamo la nostra pasta frolla e la stendiamo. Ecco qua, su una spianatoia da lavoro aggiungiamo poca farina. Ecco qua, mettiamo la nostra bella pasta frolla e con il mattarello la stendiamo. Cominciamo con le mani, mattarello. Amiche, se volete, io uso una teglia di 32 cm, eccola qua. Se volete una crostata più sottile, tagliatene un poco da vicino. A me piace bella che la pasta frolla si deve sentire. Ancora una cosa, per cuocerla bisogna che mettete sopra o dei ceci o dei fagioli, se no la crostata vi gonfia. Se no, lasciatela cuocere come normale, anche se viene un po' più spessa, non fa niente. Non vi voglio complicare la vita. Ecco qua, io adesso stendo col mattarello e poi la metto dentro la teglia. Prendiamo il mattarello, avvolgiamola sopra e la trasferiamo dentro la teglia. Amiche, io non metto né carta da forno e né burro perché la mia teglia è una teglia antiaderente originale. Voi o mettete carta da forno se non avete una teglia come questa, oppure mettete del burro. Ecco qua, lo appoggiamo sopra. E pareggiamo tutto. Ed ecco qua, amiche. Dopo aver messo la crostata nella sua teglia, adesso la bucherelliamo tutta con una forchetta. Amiche, nel mio forno 150 gradi mezz'ora, forno statico, voi nel vostro forno vi regolate voi. Adesso qui sopra, per non farla alzare, in carta forno mettete dei ceci, li avvolgete
e li mettete tutti qui sopra, in modo che quando cuoce la crostata non tende ad alzarvi. Se la volete un po' più bella, più gonfia, la bucherellate soltanto e la lasciate così. Se vedete che si imbrunisce troppo, mettete sempre carta da forno sopra, regolatevi voi con la cottura. Noi facciamo la crema pasticcera. Ora vado a infornare la crostata e ci dedichiamo alla crema pasticcera. Prepariamo la crema pasticcera, 2 uova intere, ecco qua, tolgo anche la buccetta in diretta, io non sono master chef. Allora, le 2 uova, zucchero, un po' di aroma al limone che viene più profumata. Amiche, io ho fatto intiepidire 250 ml di latte con una bellissima buccia di limone dentro. Quando il latte ha sfiorato il bollore, l'ho tolto la buccia di limone e l'ho messo in questa terrina. Ora vediamo come procedere per la crema. Messo lo zucchero e le uova, facciamo incorporare lo zucchero alle uova. Prepariamo la crema pasticcera, 2 uova intere. Ecco qua. Tolgo anche la buccetta in diretta, io non sono master chef. Allora, le 2 uova. Zucchero, un po' di aroma al limone che viene più profumata. Amiche, io ho fatto intiepidire 250 ml di latte con una bellissima buccia di limone dentro. Quando il latte ha sfiorato il bollore, l'ho tolto la buccia di limone e l'ho messo in questa terrina. Ora vediamo come procedere per la crema. Messo lo zucchero e le uova, facciamo incorporare lo zucchero alle uova. Dopo aver lavorato per bene le uova, aggiungiamo l'amido di mais, che sono 30 grammi, e facciamo incorporare. A filo aggiungiamo un po' di latte tiepido, ecco qua, fino a farlo finire tutto, ecco qua. Ora la mettiamo sul fuoco 2 minuti ed è pronta. Prima di metterla a cuocere io la passo sempre così. O ci sono grumi o qualcosa, grumi non ce ne sono. È filtrata liscia liscia, però io la preparo così per evitare problematiche. Ora andiamo a cuocere. Eccomi qua, pochi minuti e si è cotta la crema. Copriamo con pellicola trasparente e facciamo riposare.
Amica, la gelée, per farla bisogna prima mettere le fragole in un mixer, poi le frulliamo e poi vi faccio vedere come procedere. E dopo averla frullata, la gelée di fragole la passiamo per un colino. Ecco qua. Così prendiamo tutto il succo e la polpa rimane nel colino. Ecco qua, col frustino. Tutta la polpa che rimane la lasciamo dentro. A me la, amiche, la gelée va messa da parte perché servirà per ultimo. Quindi mettiamola da parte e assembliamo la nostra crostata. Ed ecco come si presenta la nostra bella crostata. Ecco qua. Avete visto quanto è bella? Adesso mettiamo lo strato di crema pasticcera e dopo prepariamo la gelée. La gelée va fatta per ultima, amiche, perché quando poi si indurisce non si può spalmare più sulla crema, quindi va versata prima la crema, poi facciamo la nostra gelée e quando è tiepida la versiamo sulla crema. Adesso prendo la crema e la stendo. Ecco qua, amiche mie, la mia crema è morbidissima, però guardate, ecco qua. Ora la stendiamo su tutta la nostra bella crostata. Ecco qua, dopo che ho steso la crema pasticcera sulla nostra crostata, mettiamo da parte e prepariamo la gelée. Versiamo poco succo dentro il pentolino, ecco qua, così. Dopo versiamo l'amido. E con il nostro frustino facciamo incorporare il tutto. Versate tutto il composto nel pentolino. Facciamo la stessa operazione di prima. Prima di metterla sul fuoco, passiamo un'altra volta nel setaccio. Amiche, ed ecco pronta la gelée. Non vi preoccupate se la vedete liquida. Si rassoda sopra la crostata. Adesso la verso sulla crostata. Amiche, deve essere tiepida. Ed ecco come si presenta la nostra crostata. Spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima. Amiche, prima di servirle fate indurire la gelée. Poi vi faccio le foto quando la taglio e vi faccio vedere come è venuta. Grazie a tutti e buon San Valentino. Ciao ciao!